Benvenuti al punto, come sempre, la trasmissione di approfondimento dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Parliamo di politica, di, eh, di amministrazione regionale, insomma, e dei problemi e eh, vicende anche nazionali. Eh, capite bene che. L'inizio di questa trasmissione sarà dedicato all'elezione del Presidente della Repubblica. Lo facciamo con due ospiti in studio: Paolo Brutti dell'Italia dei Valori, Presidente della Commissione Antimafia e Tossicodipendenze e Alfredo De Sio dei Fratelli d'Italia, membro dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Allora partiamo subito all'elezione del Presidente della Repubblica. Eh, quasi due terzi hanno votato per. Sergio Mattarella. Eh, Sergio Mattarella che possiamo definire in che modo? Ecco, sentiamo i nostri due ospiti brutti. Ma è un uomo che non è mai stato di primissima linea, però sicuramente di grande rigore, perché basta ricordare quelle sue dimissioni da ministro per non consentire l'approvazione di una legge che andava contro i dettati costituzionali e anche quelli delle Comunità europea per dire che l'uomo insomma a un certo polso e io penso che lo farà, lo farà sentire durante questo suo periodo, di, 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 su questo suo settennato di presidenza. L'avrebbe votato? Credo di sì. Come sono andate le cose, questa riunificazione del Partito Democratico, tutto sommato sì, mi avrebbe spinto a votarlo. Sì. Io non l'avrei sicuramente votato, nel senso che eh, al di là dei suoi meriti di insigne giurista, e che sicuramente potrà anche svolgere, come ci auguriamo, la funzione alta appunto, che competa il Presidente della Repubblica, è l'esatto distillato di ciò che era la Prima Repubblica. E è abbastanza singolare che il rottamatore Renzi come dire, scelga quanto di più vecchio ci sia nel panorama politico italiano da questo punto di vista, dal punto di vista delle culture politiche, dei percorsi politici per appunto, inaugurare una stagione di rinnovamento. Quindi diciamo che da questo punto di vista non è sicuramente il Presidente della Repubblica che almeno culturalmente è vicino alle mie posizioni, alla posizione della destra politica, per il resto diciamo, rimane diciamo, nel mezzo dell'elezione eh, una sorta di Waterloo che eh, accompagna vari segmenti del panorama politico italiano. Eh, per primo credo il partito di Forza Italia e la figura di Silvio Berlusconi che escono completamente polverizzati da questa situazione e per secondo credo anche l'atteggiamento che ha avuto il movimento 5 Stelle e Grillo in prima persona che non sono riusciti ancora una volta a giocare una partita spregiudicata su questo in questa occasione, che sarebbe stata secondo me una partita che avrebbe potuto avere anche esiti diversi, mettendo insieme diverse sensibilità ed evitando che insomma, alla fine Renzi ne uscisse come vincitore, vincitore ne è stato di questa. Partita, ma con un'etichetta che potrebbe essere quella del ti piace vincere facile, nel senso che nessuno ha in qualche modo frapposto veramente in maniera convinta ostacoli a questo percorso. Brutti, anzi, senatore Brutti, in questo caso lei ha vissuto l'ambiente parlamentare per molti anni. È una fase politica, questa un po' l'ha descritta Alfredo Desio qualche secondo fa. È una fase politica di non facile interpretazione, se vogliamo guardarla dal punto di vista insomma, della prospettiva no? eh, che potrebbe realizzarsi tra qualche anno. Eh, il centrodestra l'ha descritto prima Dessio, eh, la, la sinistra al di là del Partito Democratico mi sembra abbastanza comunque frammentata. Ecco, lei, lei quale giudizio dà a questa fase? Ma intanto la fase, come, come si sente oggi si, si, oggi, si dice sui giornali, la fase è liquida, nel senso che non si è assolutamente stabilizzata. Eh, troppe sono le incognite che girano su tutti i fronti, principalmente sul centrodestra, perché De sì ha ragione, no? la, vittoria di, di, eh, la vittoria su Mattarella eh, di Renzi, ma insomma, in parte è dovuta alla sua abilità, naturalmente, ma molto è dovuta al fatto che non ha trovato un avversario. E dice a Napoleone che i meriti di un generale sono sostanzialmente due, la fortuna e l'avversario. In questo caso mi pare che Renzi l'abbiamo avuto tutti e due. Non conta la preparazione. No, non cioè... conta. No, in questo caso non conta la preparazione. L'avversario non c'era. Anzi, io sospetto, adesso, francamente, siccome un qualunque nostro segretario di federazione. Non avrebbe fatto no. gli errori che ha fatto... La resa senza condizioni. Eh, ecco, questa resa senza condizioni deve nascondere qualcosa che è diverso anche dal patto del Nazareno, perché adesso si tornerà sul patto del Nazareno, naturalmente, io credo che Berlusconi non ce la faccia a divincolarsi, visto anche i suggerimenti che riceve da Letta, da, da, da Verdini... Il giornali di oggi sembra che continui questa Continua, attività. Continua, sì, non c'è dubbio, sì. dubbio, ma probabilmente lì c'è qualcosa di diverso, cioè c'è un'ultima fase del, del conflitto di interessi di Berlusconi. Berlusconi ha sempre giocato la sua politica in una maniera duplice tra interessi di, di, generali del paese e interessi personali. In questo caso ancora giocano gli interessi personali perché io credo che l'accordo vero sia quello: insomma, eh, sia l'accordo sul futuro di Mediaset e sul futuro della televisione italiana, perché non la spiego in nessun'altra maniera. Insomma, se no l'età, ma io non voglio, non voglio dire che non voglio insultare nessuno, quindi non posso pensare che un uomo intelligente come Berlusconi all'improvviso va perduto il senno, c'è qualche altra cosa sotto. Allora lo chiediamo cosa è successo a Desio, sì, che io con... condivido in parte, adesso non so se siano solo gli aspetti, sicuramente eh, predominanti degli interessi che oramai si muovono in maniera esclusiva direi al Partito di Forza Italia, sono gli interessi di Berlusconi e di quella che è questa sua fase di declino. C'è anche, secondo me, proprio però, una assuefazione a quello che è il modello del renzismo, perché il problema è anche questo, cioè noi oggi in Italia passiamo da una fase che è stata una fase confusa, se volete anche molto instabile, e poi usciamo da un ventennio nel quale comunque l'alternanza eh, era stata rappresentata dal centro-destra e centro-sinistra, in particolar modo nel centro-destra, dalla figura di Berlusconi, a una figura che ri, eh, riporta il centro oh, politico italiano ad essere determinante, ad essere coagulatore di un, tutta una serie eh, di situazioni, nelle quali gran parte di, que, di ciò che è il mondo di Forza Italia e del declino diciamo, anche anagrafico di Berlusconi può riconoscersi. Allora, su questo, siccome eh, io credo che ci siano molte delle culture politiche in Italia che insomma, hanno fatto eh, percorsi, vogliamo anche diversi, ma non sicuramente per morire democristiani, io credo che ci sia la necessità di riarticolare delle proposte politiche. I sorrisi di soddisfazione che ho visto nell'ala della sinistra e eh, eh, del centro-sinistra in generale per l'elezione di Mattarella credo che sono diciamo, destinati ad essere fotografati appunto in quelle istantanee, perché nei mesi che verranno, credo che diversi saranno i momenti di attrito e forse anche di pentimento da parte di una certa sinistra, alternativa, antagonista, allora. che si poteva eh, diciamo, frapporre a questo tipo di deriva renziana. Concludo dicendo diciamo, questo, questa breve pausa dicendo... Um, un aspetto, però, diciamo sottolineando un aspetto, cioè che il centrodestra, così come l'abbiamo conosciuto, è finito e morto per sempre, almeno per quanto mi riguarda. Ma no, in no, futuro ci arrivo con la domanda riguarderà per chiudere questo argomento. Le che Anzi, facciamo prima. subito lei poi vado da Brutti e chiudiamo questa prima parentesi queste prime domande. Allora, qual è il futuro del centrodestra? Allora. Come insieme con la Lega, un centrodestra più moderato. Eh, come lo vedete? Io, sì, io innanzitutto parlo per la forza politica che rappresento e quindi per quelli che sono gli scenari che a livello regionale e nazionale abbiamo sotto gli occhi. Cioè, un centrodestra che già diciamo, mostrava eh, non grande coesione negli ultimi mesi. Ma rappresentato da eh, partiti che stanno al governo con il Partito Democratico come l'NCD, da patti del Nazareno interpretati da Forza Italia e da situazioni di, di totale eh, scollamento da quelli che sono oh, come dire, i postulati di una coalizione che sia una coalizione che si opponga al centro-sinistra credo che mh, non potranno vederci insieme questa è diciamo, la fotografia al momento quindi eh, il centro-destra così come l'abbiamo conosciuto è morto va rifondato credo eh, sì. che ci siano delle pulsioni che portino al centro eh, alcune scelte abbiamo visto in Alfano ma anche in una gran parte degli esponenti di Forza Italia noi credo che dovremmo cercare di rappresentare una destra diversa, una destra alternativa al governo delle sinistre, anche perché cioè, il problema oggi non è tanto su destra o sinistra, oggi il problema è tra vecchio e nuovo. Io credo che ci sia anche in Europa un vento che faccia capire che questa necessità di come dire travolgere questo tipo di meccanismi un po' datati eh, sia l'elemento sul quale il lievito sul quale far sorridere sì, anche nuova aggregazione a, a, a la virtù della sintesi e Quindi, meno, no no adesso gliela faccio io la domanda però mi deve rispondere in 20 secondi chi è Matteo Salvini ma Matteo Salvini è qualcuno che è riuscito ad interpretare in maniera arguta una fase delicata. La Lega sapete tutti da che parte, sì, come stava messa. Ma credo che sia un interlocutore. Non so se abbia la stoffa del leader, ma è un interlocutore in questo momento importante. Brutti, lei conosce la sinistra molto bene. No? Prima dicevamo della sua conoscenza degli ambienti parlamentari, però insomma la, 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 la sinistra l'ha vissuta, la, la, la sta vivendo no? eh, da, da, da moltissimi anni. La domanda è questa però. Pensa che la vittoria di Tsipras in Grecia eh, possa condizionare in modo positivo o negativo, questo lo domando a lei, anche la storia della sinistra italiana e soprattutto il futuro della sinistra italiana? Nell'immediato no, perché non vedo nel panorama politico italiano uno Tsipras di, di, di casa nostra, insomma non c'è, non mi pare di intravederlo. Può darsi che eh, quello che farà Tsipras a livello europeo. Che poi le prossime elezioni in Spagna possano indicare una strada eh, che adesso io non, non riesco ad intravedere, forse ne vedo un'altra, la crisi del, soprattutto dell'NCD, che è molto grave ed è un perno del sistema di Renzi, diciamo così, forse potrebbe spingere Renzi a una riflessione sulla necessità di essere lui il capo. Del centro sinistra italiano, di riorganizzare il campo del centro sinistra uscendo da quella indeterminatezza che lo ha caratterizzato fino, fino ad oggi. In fondo lui ha le caratteristiche di arguzia, di intelligenza per fare un'operazione un di questo genere. Adesso non so se la sua cultura politica riuscirà, che non è grandissima, insomma, riuscirà a fare questo passaggio. Se lo farà, probabilmente darà lunga vita al centro sinistra, altrimenti. Penso che anche il centro-sinistra sia destinato ad una fase di stagnazione. Ecco, allora anticipiamo un'altra domanda: politica. Qui tra qualche settimana si vota anche in Umbria. Eh, quanto successo insomma, nel corso dell'elezione del Presidente della Repubblica, i rapporti che si sono rinsaldati, altri che si sono incrinati ancora di più, eccetera, potranno influire anche nella nell'evolversi di questa fase preelettorale poi anche al momento del voto? Brutti? Le chiedo in un minuto veramente. Guardi io credo di no non perché almeno per quel che riguarda il centro-sinistra no, penso di no potranno influire magari di più fattori locali se è sempre stata politicamente un po' in margine, una periferia dell'impero no? si è sempre respirato qualche cosa del passato più che del futuro forse qui giocherà di più la legge elettorale ecco, questo, forse quello potrebbe essere un terreno sul quale ci potrà allora, essere una un attimo, dato che è anticipato la domanda, lo facciamo. Eh, io, io penso di sì e spero di sì invece. Cioè In che nel, senso? Nel senso che al di là dell'esigenza di costruire una coalizione alternativa al centro-sinistra che sia la più ampia e la più coesa possibile, c'è però non l'automatismo di dover scegliere nelle figure dei partiti egemoni, diciamo presuntitali, la linea da seguire. E quindi credo che l'alleanza con alcuni, tipo Forza Italia, il nuovo centro democratico, il nuovo centro-destra, come steve, si bene. chiama, la nuova democrazia cristiana, poi, insomma, è molto difficile capire a volte no? come dire, anche i nomi di questi partiti, Dicevo, con l'alleanza, con queste forze credo che dovrà avvenire su un terreno diverso, che ovviamente è un terreno civico che mette insieme i, le diverse esperienze per un'alternativa e non eh. sul discorso politico che non esiste più, un e automatismo chi? che non esiste. Ricci, Ricci è, dicevo, è una delle carte a disposizione per l'intero centro-destra per fare sintesi. Io al momento mm. sì. Allora, eh, legge elettorale, poi parliamo di sicurezza perché ho a cuore questo argomento e dato che abbiamo qui Brutti volevo approfondirlo in maniera particolare. Legge elettorale, Brutti lei lo diceva qualche istante fa, eh, sarà forse proprio la legge elettorale a condizionare no? a 360 gradi sì. quella che sarà poi eh, le elezioni, quelle saranno, elezioni per, eh, le, per il presidente della Giunta regionale e quindi per i membri che comporranno 20 l'Assemblea legislativa dell'Umbria. La legge elettorale che è in fase di discussione, insomma, sta sì, arrivando al termine. Sì. Non partecipa l'opposizione per protesta, sì. eh, per cui Beh, direi che l'opposizione a mio giudizio ha fatto bene. a... Uscire dalla, dalla discussione, finalmente, insomma, manifestando un atteggiamento di opposizione, cosa che non sempre. Io ho visto nel. Lei si trova l'opposizione in questo caso. Sì, in questo caso, sì, perché la legge elettorale. Che avrà la sua discussione in aula e nel PD le acque non sono tranquille, quindi io spero proprio che possa essere modificata. La legge elettorale presenta un dubbio di costituzionalità grandissimo in quanto attribuisce il premio di maggioranza senza soglia. E questo la Corte Costituzionale dice che non si può fare, non si può fare a livello del Parlamento, non si può fare neanche a livello della regione. Detto questo, poi è costruito in maniera tale che il partito di maggioranza relativa, il partito di maggioranza relativa, non la coalizione di maggioranza, relativa, abbia il 50%: il 50% più uno. Del consiglio, consiglio regionale prossimo, e questo anche una, Il congegno con cui questo viene fatto è un congegno, eh, diciamo, violento da, 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 sotto, sotto questo profilo. Contanto... Io mi immagino che qualche cosa possa accadere nella discussione in aula. Pena mm -hmm. il fatto che se no noi rischieremo di eleggere un Consiglio regionale che poi la Corte Costituzionale di lì a qualche mese dichiara essere illegittimo. E siccome lo sappiamo, eh, questa volta non è come con il Porcello, perché non lo sapevamo, adesso lo sappiamo che si può correre questo rischio e quindi si compie volontariamente un atto che mette poi in delegittimazione il Consiglio regionale prossimo. Io quindi, spero proprio che non si faccia. Quindi in Commissione Statuto la minoranza, ah. le opposizioni non parteciperanno e lei auspica quindi, come brutti, che. Ma io la fotografia che ha fatto il. Mm. Il Collega Brutti, la fotografia che, non è che è talmente palese che noi l'abbiamo denunciata all'inizio dei lavori della Commissione e abbiamo invece perso del tempo fino al punto di dover nominare degli esperti. Abbiamo nominato degli esperti per farci dare un parere su una cosa scontata. Perché come ricordava il collega Brutti, la Corte Costituzionale ha dichiarato appunto in Costituzionale il Porcellum che prevedeva un premio di maggioranza spropositato rispetto a quelle che erano le sì. possibilità. Appunto di eh, dare raffigurazione a una maggioranza di governo. Non capisco per quale motivo si debba continuare su una strada una strada, cioè come dire, palesemente sbagliata. Oltretutto, e mi limito a qui, noi oggi. Eh, siamo in una situazione completamente diversa a quella degli anni precedenti. Noi prima avevamo un sistema più o meno bipolare, adesso abbiamo un sistema politico, regionale e nazionale che almeno è tripolare se non quadripolare. Allora, insistere su delle soglie che danno un premio di maggioranza spropositato rispetto ai voti conseguiti è proprio palesemente un errore. Però d'accordo sul Collegio Unico, mi pare di capire su cosa si Ma no, io sul, collegio unico, sul Collegio Unico di calcolo del voto. Diciamo, sono d'accordo sul fatto che sia stata individuata un'unica circoscrizione, cioè un'unica sì, provincia. Sì, 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 umbra sì, sì, sì. So, sono molto più scettico, no? No, così. quel il problema è esattamente quello che diceva Sio: sì, cioè si, si potevano fare tranquillamente due circoscrizioni regionali a recupero regionale dei resti, e quindi avrebbe garantito l'esistenza sì, certo. di, di, di consiglieri proviamo regionali. proviamo andiamo ad immaginare quale legge elettorale uscirà dall'Assemblea dall allora perché dalla Commissione Statuto uscirà in un certo modo. Voi dite che poi in aula. Eh, siete me... quasi convinti che le cose cambieranno, sì, no? Mi pare di aver capito. Sì, su, delle, su questa eh, delle circoscrizioni elettorali credo che ci sarà la possibilità di cambiare, e io penso anche sulla questione di, 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 di introdurre una soglia di sbarramento al di sotto della quale non si dà premio di maggioranza. Poi la soluzione tu vedremo dove la con gli emendamenti. lei, brutto. Ma io negli emendamenti che ho presentato l'ho messa al 40%, ma naturalmente. Questo è un limite negoziabile, allora. però ci deve essere un limite e penso che questa cosa. Ma, sì, lei... ma io, io, da questo punto di vista, propongo lo schema dell'Italicum, sul quale non mi sì, trovo d'accordo, che... ma ci sia una coerenza. Perfetto. La coerenza c è, è che ragione sotto ragione. una determinata soglia c'è il ballottaggio. Allora, ci siamo Quindi. dilungati parecchio, però sono argomenti anche questi interessanti: sicurezza e soprattutto l'insediamento. Oggi è lunedì. Eh, 2 febbraio stiamo registrando questa trasmissione, domani, martedì 3 febbraio c'è l'insediamento, il nuovo insediamento della commissione d'inchiesta, si chiama così analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze con l'elezione del Presidente e del vicepresidente. Il presidente uscente che immagino sia anche riconfermato, lo chiedo a lui direttamente: Dovremo. dovrebbe essere Paolo Brutti, allora proviamo a fare. Eh, in due minuti, davvero eh, un assunto estremo del lavoro svolto è stato abbastanza insomma, eh, importante, no? da, dalle audizioni, con lei ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, magari non tocchiamo quelle cose lì, ma parliamo in maniera eh, più generale eh, de, del lavoro svolto finora. Sì, in, infatti, purtroppo ci hanno dato ragione quando noi abbiamo cominciato a lavorare. Ci sentiamo un po' come fossimo dentro un acquario. Parlavamo, parlavamo, ma da fuori nessuno ci, ci stava a sentire. Poi, invece le cose sono andate nella direzione che noi dicevamo, cioè che la presenza c'era, la presenza di infiltrazioni molto serie, molto pesanti ed anche da ultimo il radicamento territoriale della mafia, della mafia diciamo, di carattere nazionale italiana, la mafia classica, qui la Drangheta e anche però le mafie all'Octone, cioè le mafie straniere, che sono presenti e spacciano la droga, come si è visto anche negli ultimissimi fatti di oggi. E da questo punto di vista siamo stati profeti e abbiamo aiutato l'opinione pubblica a, a rendersi conto e, e, e a sollevare un po' la, 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 le scudi di difesa rispetto a un fenomeno che prima negavano, tutti negavano, soprattutto le amministrazioni, questo mi ha molto colpito che non incont noi incontravamo tanta gente, soprattutto forse dell'ordine, magistrati che ci dicevano guardate che la cosa è esplosiva, dall'altra parte incontravamo amministrazioni che ci dicevano oh, ma no, ma qui non succede niente, ma, ma, ma figuriamoci, ma no, sono tutte… Quasi che insomma, la mafia esisteva perché lo diceva l'antimafia, che se non ci fosse stato l'antimafia che lo diceva non ci sarebbe stata neanche la mafia. Questa era un po' la logica di alcuni amministratori. La sottovalutazione Beh, voluta di certo, diciamo, met Ci mettete in cattiva luce, no, non eh. mettete in cattiva luce la città, mettete in cattiva luce l'amministratore. La Erano invenzioni. Invece poi si è visto che le cose. Stanno in maniera differente, quindi da questo punto di vista il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro ben fatto, fatto bene, la Commissione ha lavorato bene e soprattutto ha dato uno strumento certo, all'opinione all pubblica per rendersi conto della pericolosità della situazione. De Sio, lei, eh, Brutti vive a Perugia, eh, lei vive a Terni, però diciamo che l'Umbria è comunque... Dove la situazione non è eh, che sia molto no. più tranquilla, diciamo. da questo punto di vista diciamo, il ruolo della Commissione è stato un ruolo di approfondimento credo importante perché, come mi ha ricordato, ha fotografato una realtà nascosta ma presente. L'Umbria è sempre stata diciamo, un po' la base fredda di eh, situazioni criminali, anche al tempo del terrorismo certo. l'Umbria era la regione dove non accadevano grandi fatti ma dove vi erano delle basi logistiche importanti. Da questo punto di vista anche la criminalità organizzata si sta organizzando in Umbria attraverso due settori però, perché uno è quello dello spaccio della droga che veniva ricordato e che rappresenta diciamo, un po una parte visibile, poi c'è tutta l'altra parte, la parte forse più preoccupante ed invisibile che è quella degli investimenti. Cioè um, L'Umbria è anche una uh, terra di investimenti da parte della criminalità organizzata e su questo credo che l'attenzione delle istituzioni, della, della Commissione, nel, diciamo nella sua attività, ma delle istituzioni e delle forze dell'ordine debba essere massima. Allora, ehm, c'è stato qualche settimana fa qui a Palazzo Cesaroni Piercamillo da Vigo. Eh, non ha bisogno di presentazioni. Da Vigo, chiaramente, eh, che diceva eh, del fenomeno della criminalità organizzata, ma soprattutto della corruzione. Diceva e sottolineava il fatto che da Tangentopoli a oggi eh, le cose sono peggiorate, eh, sono cambiate. Ma in peggio. Ecco, questo è esattamente quello, quello che lui ha detto. Perché dice la corruzione vede come protagonisti i colletti bianchi, eh, c'è una copertura eh, molto particolare tra loro, tra i vari sistemi insomma, che gestiscono. Questa, questa, eh, questo fenomeno, e quindi è difficile anche da risolvere perché, attaccando il mondo politico, diceva eh, in altri paesi, sono i pari a, a mandar via, insomma, ad espellere eh, politici all'interno dello stesso Parlamento, sì, sì. di regioni o quello che volete. Insomma, mentre qui non ci riesce neanche, neanche la magistratura perché c'è una copertura. No? poi diceva così, insomma il sunto era questo. Che ne pensate? Questo è veramente un fenomeno che non avrà mai soluzione, quello della corruzione? Beh, finché la politica non riesce a fare quell'operazione che dice Davigo, cioè quella di essere in grado di fare da sola la pulizia. Se non lo fa bisogna che lo faccia qualcun altro, allora si entra in un clima di omertà, in un clima di silenzi e anche di avversità, come si è visto, no? in cui tutti cercano di dire che non c'entra niente nessuno e quindi non danno una mano alla soluzione del problema. Poi c'è inoltre questo, c'è il fatto che adesso la corruzione è diventata anche un fatto proprio di arricchimento personale. Al tempo della, della prima repubblica la corruzione esisteva, ma almeno si diceva che si facevano certe operazioni a vantaggio di forze politiche per arrestare la penetrazione del comunismo, tutte queste cose. Adesso invece semplicemente lo si fa per soldi. E eh, aggiungo, Roma Capitale, da questo punto di vista, la mafia di Roma Capitale è stata una cosa... Dirompente le ultime, gli ultimi fenomeni. Io voglio qui lanciare un grido d'allarme: nel senso che il sistema di Roma Capitale potrebbe essere arrivato anche in Umbria. Lo dice il procuratore della Repubblica di Terni, eh, ma ci sono alcuni fatti che io non riesco a capire. Lo, lo, lo dico qui perché qualcuno poi mi dia una risposta. Noi abbiamo in Umbria circa eh, 700-800 immigrati che sono stati portati qui per quella distribuzione sul territorio del, de, degli emigrati clandestini. Sì. Bene, come vengono trattati? So che si spendono cifre ingentissime per questi, per la loro custodia, diciamo così. Cifre che consentirebbero a ciascuno di loro di stare alberga 5 Stelle. Io vorrei capire, vorrei sapere, qualcuno dovrà indagare che cosa in realtà si sta facendo su questo fronte. Eh, Ma naturalmente diciamo l'ultimo spunto che adesso il consigliere Brutti sottolineava è una cosa importante che ci riguarda e sulla quale bisogna andare a fondo. perché. Cioè, La ramificazione di quel sistema in Umbria è qualcosa di più di un sospetto, diciamo. ci sono dei rapporti che possono essere stati di brodo di cultura per delle situazioni di illegalità che vanno verificate. Per quanto riguarda il, il, come dire, il fenomeno della corruzione, io credo che sia vero il fatto che ci sia stata una maggior personificazione del fenomeno della corruzione negli ultimi anni, che ci sia addirittura una micro... Corruzione, nel senso che oggi, anche addirittura la crisi ha messo nelle condizioni alcuni servitori dello Stato ai vari livelli, non solo non, non fa, il servitore dello Stato parlo anche di quello che è la pubblica amministrazione. In generale, come dire, di fare un po' da soli, di eh, arrotondare quella che è la capacità eh, di poter utilizzare il, il proprio potere per come dire, eh, tirare a campare. E questo naturalmente aumenta di più le difficoltà del cittadino nella, nella, nella pratica della burocrazia e aumenta soprattutto quello che è un clima di sfiducia e un clima di illegalità. Quindi, su questo credo che eh, si debba operare, si debba cercare di avere non, non solo diciamo, una cultura diversa, ma anche eh, maggiori controlli. Allora, siamo a fine legislatura e anche a fine trasmissione oggi. Eh, brutti, qual è il più grande rammarico l'Italia dei Valori ha amministrato, la Regione Umbria, attraverso il vicepresidente della giunta regionale, Carla Casciari, ma anche all'interno di Palazzo Cesaroni, con Oliviero Dottorini, presidente della prima commissione, lei presidente della commissione antimafia. Il rammarico qual è stato? Qual è il suo, insomma? Oppure non ne ha? Potrebbe no, un rammarico così. io ce l'ho perché... Ed è quello di non essere riuscito in questi, in questi anni a fare in maniera che emergesse con grande chiarezza che lo scopo dell'esistenza della regione dell'Umbria, fin quando ci sarà, diciamo così, è, è doveva essere quello di cercare di risolvere un, un problema principale degli Umbri, cioè quello dell'occupazione. Dare la sensazione che si lavorava tutto e solo nella direzione di dare lavoro e occupazione. Questo non si è riuscito a fare. Non è che non si sia voluto fare, no, no. c'è stato proprio un deficit politico da questo punto di vista. Non si è riusciti a dare a questa cosa una priorità, non si è riusciti a far capire che andava tutto in quella direzione, che le risorse europee andavano in quella direzione, che i risparmi andavano in quella direzione. No, si è invece distribuito molto e si è diffusa molto eh, in mille rivoli tutta l'attività e questo effettivamente dà l'idea che la regione dell'Umbria sia sostanzialmente un super comune. Non sia una regione che ha capacità di intervenire sul sistema sì, io, economico. Invece, cosa non ha fatto l'opposizione che doveva fare? Secondo Ma secondo me, me l'opposizione forse diciamo, si deve interrogare su come ha comunicato e su come ha interpretato questi anni di opposizione anche diversa, perché poi le vicende nazionali inevitabilmente si sono riflessi anche sul quadro certo. locale e quindi un'opposizione. Diciamo, più matura, una più determinata, eh, avrebbe dovuto avere meno vincoli, meno eh, agganci con quello che è stato il livello nazionale dove appunto dal nuovo centrodestra al patto del Nazareno si sono costruite eh, delle corsie preferenziali diciamo, anche di interlocuzione nei confronti del Partito Democratico. Detto questo credo che la mancanza di comunicazione sia forse... Eh, L'aspetto sul quale ci dobbiamo più interrogare, perché molte delle riforme fatte in questa legislatura sono state delle riforme subite più che delle riforme governate. Cioè il centro-sinistra è arrivato, ad esempio, all'individuazione di due ASL all'interno di questa regione dopo delle battaglie bibliche contro quelle che erano le proposte del centro-destra che negli anni precedenti aveva Almeno disegnato quella che poteva essere una geografia dal punto di vista sanitario e prevede a due asili. e così per quanto riguarda le comunità montane e per quanto riguarda altri settori nei quali oggi si sta portando avanti un processo di semplificazione che, però, appunto come dico è più subito che voluto. Allora siamo fuori tempo. Avevo altre domande da porre ai nostri ospiti, lo faremo in un'altra. Trasmissione, grazie Paolo Brutti, Presidente della Commissione Antimafia e Tossicodipendenza, grazie, grazie ad Alfredo De Sio dei Fratelli d'Italia, eh, membro dell'ufficio di presidenza di questa Assemblea Legislativa. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.